Simmers e non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Nozzo so Berry Challenge. Per la precisione, con il matrimonio del nostro Grayson e della nostra Kaira. Finalmente il grande giorno è arrivato, e dove hanno deciso di organizzare il matrimonio, la nostra coppietta. Dove ha deciso al The Old Barn Wedding, una creazione di Marta Sato 7. Non ve la voglio mostrare da qui. Ma da qui, ragazzi, guardate che meraviglia! È stupenda, veramente bella! Dire bella, ragazzi, è dire poco, veramente bellissima! E, um, io l'avevo vista. Soltanto dalla galleria, quando però l'ho collocata dopo aver registrato l'episodio precedente, ho detto questa è proprio perfetta per loro. È la location che io avevo un po' sempre immaginato per Grayson e per Kyra perché loro sono molto semplici, eh, non sono non avrebbero mai organizzato il matrimonio, per esempio, dove l'ha organizzato Airo. Non perché, ma non, non sono nemmeno ecco così tradizionalisti rispetto eh, ad Airo no e, e Valeria, e scoprirete presto perché. Allora, allora, dunque, a parte questi che cercano di imbucarsi, perché come al solito sono gli ammiratori che rompono le pere, ragà. Allora, qui abbiamo l'entrata, qui vabbè, abbiamo, immagino, il tablo per gli ospiti, insomma, no? Tanto verde, qui hanno anche pensato allo spazio per i bimbi, volendo. Da questa parte abbiamo la pista da d'avallo, guardate che bella che è bellissima qui uh, ho assunto il mixologo ho visto sta arrivando da questa parte ragazzi la meraviglia qui questo lago con i cigni e qui dove i nostri si sposeranno grayson è già in attesa come potete vedere ora ve lo mostrerò meglio uh, ok li hanno messi al contrario deduco perché il nostro poverino è seduto al contrario ma va bene poi da questa parte ci sarà l'intrattenitrice che dovrebbe essere già arrivata. Qui stavo facendo Grayson, c'è Grayson che sta sistemando gli ultimi preparativi per quanto riguarda il ciborio. Qui abbiamo la torta, se ne è occupato il nostro Gure della torta. Guardate che carina, mi piace tantissimo. E poi tra l'altro ora ve li faccio vedere tutti, belli vestiti, guardate le sedie, tavoli diversi, le sedie così, è uno stile proprio che io immaginavo per loro, onestamente. Poi qui nell'entrata così, anche volendo c'è questa entrata, guardate che bella sempre che è. Da questa parte ragazzi abbiamo, eh, volendo anche per stare qui, seduti intorno al fuoco, qui c'erano seduti i nostri giovincelli che ora si sono alzati, non so per quale motivo. Sarà un bug, ragazzi! Sono scattati in piedi come al solito. E ora vi mostro l'interno. Allora, si entra da qui, guardate che bello che è. Qui volendo, si può. Festeggiare anche al coperto qualora dovesse piovere, all'improvviso la festa può essere spostata all'interno. Da questa parte abbiamo appunto insomma dei regali così simbolici. Qui, sempre il guestbook, qui abbiamo la nostra sposa in attesa. Ve la mostro bene tra poco. Qui abbiamo una stanzetta così: non so, i bambini li rinchiudono qui, ragazzi. È una cosa tristissima, ma va bene. Non so per quale motivo, ma penso sia un magazzino più che altro, e qui. Volendo, possono anche fare il brindisi da questa parte ecco, c'è l'uscita per andare nell'area dove vi ho già mostrato. Di qua c'è una cucina. Quindi, volendo, per assurdo, potremmo anche um, preparare qualcosa. Alle brutte, ragazzi, se la torta nuziale va male, uno ci prova a preparare qualcosa che volete che vi dica, e poi qui si fa salire al piano di sopra e c'è questo piccolo. Um, sì io lo immagino come una sorta di ripostiglio diciamo perché vedete ci sono vari oggetti posti qui così Questa stanzettina dove ci sono i bagni Molto molto semplice ma io adoro 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 e dire che adoro è dire poco E quindi sì ecco sta arrivando come potete constatare l'intrattenitrice I nostri sono già seduti ma a questo punto però devo modificare perché sono seduti al contrario ragazzi non, non va bene non va per niente bene, no, questo è dritto, questo ma ti sei seduto tu al contrario allora, caro, perdonami, che è una nuova moda, vabbè, non lo so, ragazzi, questi fanno come vogliono, quindi figuriamoci, visto che la nostra ha finito di, eh, insomma, sistemare, sediti qui, accanto al nostro ragazzuolo, io voglio mostrarveli tutti adesso, piano piano, però veramente, Gure, ma perché ti sei seduto così? Ti puoi sedere qua allora a questo punto, anzi facciamo un sediti insieme perché con la speranza che arriveranno anche gli altri, perché io li ho invitati ragazzi, ovviamente l'avete visto oh, quando ho organizzato il matrimonio, però è complicata qua la vicenda. Allora, oh! stanno arrivando, perfetto, purtroppo questo si è imbucato, Raga, una cosa veramente fastidiosa, è fastidiosa proprio. Io cerco di mandarli via, ma è un continuo, ragazzi. Veramente non, non c'è pace. L'ho già detto che odio l'essere famosi, vero? La fama proprio la odio, non la reggo, ok? E Tanto sarà un continuo perché arriverà gente di continuo, quindi a questo punto che dobbiamo fare, ragazzi miei? Pazienza. Oh, eccola qui. Ora, io non capisco perché lei continua a indossare l'abito da sposa perché io le ho cambiato l'outfit. Come l'ho cambiato a Purun e a Iro, l'ho cambiato anche a lei. Ma non riesco a capire invece per quale motivo a lei risulti ancora l'outfit che in realtà io le avrei cambiato. Tesoro, ma ecco, io l'ho sostituito con questo. Quindi dove cappero l'hai preso l'abito da sposa? Vabbè, dai. Uniamola al gruppo, quindi azioni, aggiungi al gruppo, quindi a questo punto, caro mio, fai di nuovo sediti insieme, così magari i nostri arrivano e, insomma, vi ho mostrato il lotto, ragazzi, è spettacolare, stanno prendendo tutti posto e io ci tengo, insomma, a fare le cose per bene, almeno stavolta, ti prego, Gracie perché ti siedi così, santo cielo, sediti bene ma ce la fai a sederti bene, Gresi, almeno tu. Oh, santo e pure cielo. Perfetto, ragazzi. Allora dunque ve li mostro così perché altrimenti va, va a finire male. Allora, guardate la piccola Pirun, quanto è carina. Guardatela. Eh, con le lacrime agli occhi perché, ragazzi, sarà schiattato qualcun altro nel frattempo, giustamente, perché qua se non schiatta qualcuno non siamo felici. Vabbè. Poi abbiamo il nostro Gure, guardate quanto è faigo anche lui. Io ho giusto cambiato gli outfit perché farli sposare comunque, cioè farli partecipare con gli stessi abiti con cui avevano partecipato al matrimonio del nostro Airo. Guardate, che bell'uomo! Eccolo eh, qua, il nostro Airo, che è rimasto insomma l'unico che ha capito che il colore del matrimonio era più o meno questo qua. Poi abbiamo la nostra bellissima Gracie, ragazzi, lei è veramente divina, con proprio H finale. E poi il nostro Fui Fui. Lui non si risparmia mai, viva il colore, fui fui, vai così. Avete intravisto già la nostra Valeria, ve la mostro meglio. Eccola qui, sorridente ma con le lacrime agli occhi, che bello raga, qualcuno è schiaffato davvero. Una cosa infelice ma purtroppo è così. E adesso voglio mostrarvi bene lo sposo. Lo sposo che è qui, alzati in piedi Grayson per favore caro, vai qui. Che è qui eh, con una certa ansia perché... Eccolo qua, io per Grayson ho scelto sempre qualcosa sul grigio, ma appunto non un vestito tradizionale, se pensate a come era vestito il nostro, ecco qua, eh, il nostro Airo, lui non è affatto tradizionale, ma era proprio quello che volevo, tra l'altro mi ha anche espresso questo desiderio, sposati con Kyra, sono troppo felice, ragazzi finalmente, anche per Grayson è arrivato il momento, però vorrei tanto Grayson che tu... Per favore, caro, ti voltassi intanto che aspetti la sposa, perché insomma, sarebbe triste stare voltato dall'altra parte. Poi ragazzi, eh, io ci proverò a farli stare tutti seduti, ma la vedo drammatica. Però, ecco, questa foto è, voglio dire, strepitosa per me, fantastica perché loro sono seduti, non sono tutti, me ne rendo conto, però apprezzo già solo questo, posso accontentarmi anche solo di questo, almeno hanno fatto finta. Uh, il, il mixologo, ecco, lo sta arrivando. Lui è un giovane adulto. Lei invece è anziana, raga. Quindi temo fortemente la dipartita. Però va bene. Ora vi mostro la sposa che è rimasta chiusa qui. Guardate quanto è bella. Anche lei con un abito sì da sposa, però sicuramente non proprio insomma tradizionalista. Guardate che bella. Che è veramente bellissima. Mi piace tantissimo, eccola qui, la fortuna magari no, e questa è la sposa in tutto il suo splendor, ora io vorrei iniziare subito con la cerimonia, perché ragazzi sono già quasi le 21, uh, dai, cioè, mi sembra anche giusto, tu hai 15 carote, perché hai 15 carote tesoro? Così, a buffo, vabbè, tieniti le 15 carote, no, dicevo, uh, tieni in mano il bouquet, Ok, questo bouquet l'ha scelto la nostra Gracie, guardate quanto è carina, guardatela! È troppo bella la sposa, ma guardatela, l'adoro! Con questa botta di colori, tra l'altro, notare le margherite, perché loro hanno scelto le margherite come, come fiore, che riprendono anche un po' l'outfit comunque, no? Quindi sì, volevano questo tocco di colore sia sulla torta che appunto su, sui fiori. Ora... Direi Gresi vieni qui noi ci proviamo ragazzi come sempre poi mh, se andrà tutto a tarallucce e vino è il minimo voglio dire no qui abbiamo come potete vedere <coughs> la navata ora uh, io ci provo non ne sono non sono sicura che funzionerà ve lo dico sinceramente attività cerimoniali facciamo uh, altre scelte questo no io me lo devo ricordare tutte le volte perché non me lo ricordo mai. Manda lungo la navata, ecco qua, manda lungo la navata il sim dei fiori, quindi mandiamo Gracie, ora, pure se dovesse farsela al contrario, ragazzi, andrebbe bene comunque in realtà, perché non, non vogliamo essere troppo difficili, quindi vai Gracie, se poi dovesse farsela invece dritta, insomma, nel, non so, bene, oh, vai così Gracie, Gracie ha capito questa volta, ha imparato dalla volta precedente, ha capito che è questa è la direzione della navata. Vai così, tesoro, vai. Ah, oh, che meraviglia, vai. Ok, ora c'è questo bambino che io lo... La bambina la voglio mandare via proprio all'istante. Vai via, via, vattene, via, che poi mi combini i casini. Stai già sporcando, ti prego, dimmi di no. Ti prego dimmi di no, ok. Allora, cerca di coprirla, Gracie. Eh, lo so che è difficile, ma cerca di coprirla. Fuori dall'inquadratura per non dire altro, vi prego. Andiamo indietro: indietro. No, Grayson, scusami. Voglio fare una foto. Ricordo. Questi sono rari momenti in cui sembra che i nostri ce la facciano. Quindi, purtroppo, però, così becco la bimba. Quindi, niente, becchiamo solo questo lato. Con un Grayson, secondo me, straemozionato. No, però, Patata, tu non dovevi stare qui. Va bene, ok. Uh, facciamo finta che vada bene. Oh, guardate, guardate a Hiro come lo sta guardando come per dire: Non lo vuole dare a vedere, ma leggo l'emozione sul suo viso. La vedo, fratello. Ok, va bene. Fantastico, veramente fantastico. Sì, ma perché succede? È arrivata, va bene, abbiamo capito. Ma non è che è l'annunciazione, ragazzi, forza. Oh, Santo Cielo. Oh, perfetto, ma io cerco di mandare via mano a mano, ragazzi, chi. Non ci azzecca un plan, bob, però eh, capite bene che inizia a diventare complicato. Allora, fai che se ne vada immediatamente. Lui si è spostato per fare spazio alla piccina. Tesoro, va bene anche da questo lato, guarda, fai come vuoi. Basta che ti volti in direzione della sposa. Perché se la nostra è riuscita a farsi bene la navata dritta per dritta, forse abbiamo una speranza. No, la mancia la dai dopo. Ora, siediti per favore, tesoro. Forse abbiamo una vana speranza di riuscire anche noi. Allora, dunque. Siediti insieme, però, nella direzione giusta, Ghioretti, prego. Sedetevi, forza. E dai, è che si è cambiata, ragazzi. Ma dove l'ha preso, sto abito? Io gliel'ho tolto. Ma che vi inventate i vestiti, ragazzi? Non ho capito. Abbiate pazienza, cambiati. E lui che dice, tesoro, ma come ti sei conciata? Eh, beh, effettivamente ha ragione. Auguri, oh, oh, Grayson. Guardate tutti, felici e contenti. Sì, ma ti vuoi sedere? Ma che cosa deve stare accadendo? Siediti! Siediti! Per favore! Mettiti seduto! Ma non al contrario, dritto! Oh Madonna, raga! È inquietante proprio! Mettiti seduto per bene, avanti! Sì, ragazzi, lei è in dolce attesa! Ebbene, sì, guardo. Eh, bene, sì, guardate, siete carini! Lo sapete che non siete protagonisti? Che voi vi siete sposati l'altra volta? Lo sapete, vero? Non è il vostro matrimonio! È carino, molto romantico tutto quello che state facendo, però... Sedetevi. Senti, ti prego. Mh, pensaci tu. Puoi chiedere a tutti di sedersi? Facciamo attività cerimoniali. Prendete posto. Poi come vi sedete, vi sedete, sì. ma vi prego, sedetevi. Tranne te, ovviamente, Grayson. Ti prego. Sì, va bene. Pure così. Guarda, io mi accontento di poco. Veramente. Però, siediti. Oh, santo cielo, ragazzi. Io la vedo drammatica. La vedo veramente drammatica, ma di un dramma che voi nemmeno vi immaginate. Allora, siediti. Basta, sposa. Uh, è arrivato il momento perché tanto, se no, qui va a finire male. Lei, che sta cacchio fa? Scusi, ha già finito di suonare. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, mm, manga, lungo, ma manga Manda lungo la navata. Facciamo un sim. Kaira. Ragazzi, sento che possiamo farcela. Oh, santo cielo, no, ora iniziano i bug, oh, ragazzi, quando cominciano a fare così li detesto. Cioè, è l'abito giusto perché rompete tanto le scatole, ragazzi? Perché, e soprattutto perché indossate un outfit che non c'è più, io non lo so, ragazzi, veramente. Non ne ho idea perché questi devono far così. Veramente vi giuro. Ma va bene. Ti prego, coso, come ti chiami? Ti metti seduto qua? Siediti insieme, ti prego. Vi dovete togliere dalle pere, perché si deve sedere, insomma, si devono sedere gli sposi adesso, su. Cioè, o meglio, la sposa sta arrivando, togliti da qua! Santo cielo, eccola! Tesoro, però dovevi tenermi in mano il bouquet. Che fine hai fatto fare al bouquet? Lo sei inguattato? Per quale motivo, tesoro mio? Tieni in mano il bouquet. Cioè, questo è questo lo scopo, capisci? Fermati! Fermati! Ah, sì, lei è emozionatissima, ho capito, ma fermati! Va bene, faremo la cerimonia con il bouquet, ragazzi. <ride> Guardate lei come saluta Grayson. Io la adoro! Ma scusami, eh, come ti chiami? Micaela, ma hai preso, vabbè, il posto di... Vabbè, lasciamo stare, ragazzi. Belle, capito, tutto non si può avere dalla vita. Io faccio questa foto perché ci tengo troppo a conservare il ricordo, quindi avanti tutta, vai così, oh guardateli, bellissimi proprio come il sole, che sta calando, che bello è calato raga, vai, vai, è il vostro momento, puoi prendere il bouquet adesso tesoro, niente non ce la fate proprio a sedervi, avanti vi supplico, ok, allora, direi di non coinvolgere l'ufficiante, ragazzi, perché altrimenti stiamo messi veramente male. Eh, la, la, la cosa praticamente degenererebbe in un istante. Però vorrei tanto fare a questo punto, eh, scambia le promesse e bacia, semplice, semplice, vediamo se ce la fanno. Grayson siamo con te. So che potete farcela. Forza! Voi potete, ci sono anche tutti gli invitati, sono seduti. Vi prego. Vi prego, il momento è, 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 come dire, si sente ragazzi, è palpabile l'ansia qua, non solo l'ansia, tutto, cioè, veramente, ce la stiamo facendo, forse guardate lei, del tipo, oh, oh mio Dio, mio fratello si sta sposando, tesoro, eh, insomma, si è andata a comprare il bouquet, hai organizzato il catering, chiamiamolo catering, ma dovresti saperlo, insomma, che si sta sposando, però che bello leggere le emozioni. Sui loro volti Pensa quando toccherà a te Plumbo oh. Devo già pensare a sposarmi No grazie Io voglio solo scrivere Ok va bene Vediamo le reazioni degli altri Ah, Eh Sembra ieri eh Che toccava a voi Non me lo ricordare È stata una giornata perfetta Lui eh lo so Lo so Ma la Il tempo vola Si sa Ok va bene Concentriamoci sugli sposi Per favore Via, la sposa si è rinzottata il bouquet. Oh, fatemelo vedere. Eccolo il momento che attendevo. Finalmente il buio, ragazzi. Si accendono le luci. E guardate, che capolavoro questo lotto! E tu ti dovevi alzare per forza perché ne sentivi l'esigenza, scommetto, vero? Ma va bene, non ce ne frega niente. Guarda, non ce ne frega niente. Va bene così. Siamo felici? Sta andando tutto bene per ora? Grace è super emozionata, va bene tutto, via Greysia non farti venire il col coccolone però se no come dire mi parte il ciabattone, vai Oh ed sono qui che si scambiano promesse d'amore eterne, quello diceva voglio vedere anch'io, va bene Cacciamo via chi non deve essere presente alle nozze perché ragazzi appena li vedo io li caccio, ve caccio, veramente ve caccio, eccoli qua ma scusate, ma perché devo avere sempre qualcuno che rompe le pere nelle inquadrature? Ma è una cosa tristissima proprio. Oh, vabbè, ragazzi, pensiamo alla musicista che col violino sta immortalando il momento. Persino Ghiure si sta emozionando, ragazzi. È il giorno più bello della mia vita, amore mio. E lei l'ha anche per me. Ma no, scusate, eh, voglio capire una cosa, ma lei come suona? Malissimo, perfetto. Era proprio il tipo di musica che volevamo noi, questa, giusto? Vabbè, ragazzi, tanto ormai avete capito che. Dove vai, tesoro? Eh sì, è lì, però. Vabbè, facciamo finta che vada tutto bene. Tanto, ragazzi, siamo abituati. Oh! E via! Lasciamo che i giovani si sposino. Ma pure la mancia è andata da quella donna! Credimi, tesoro, non era il caso. Ah, va bene. Avviciniamoci agli sposi. Con i cigni tutto perfetto, meraviglioso. Vai così, Grayson. E arriva il momento: lo scambio degli anelli. E lei, ah, siamo veramente sposati? No, tesoro era una finta. Vai, olè, che bello, anche Grayson. Fatica a crederlo, ma è realtà. Olè, toh, guardate che bacio. Ma Grayson, che cacchio di bacio è per te? <ride> Grayson, che cavolo stai baciando le piante? Non ho capito. Grayson, Grayson perché la baci così? Grayson, la non la dovresti baciare co così. Grayson. Ok, non hanno capito come ci si bacia, devo dire. E questo è triste perché, insomma, un matrimonio... Vabbè, è una cosa plastica. Questa. Cioè, Grayson, ma come cavolo stai messo? Oh mio Dio! Grayson, tutto storto, sembri un punto e virgola. Va bene, lasciamo perdere, ragazzi. Ecco qua, foto ricordo stramba, perché a ogni matrimonio deve esserci la foto ricordo stramba, poi off camera farò tutte le foto, ragazzi non ho messo neanche il treppiede qua per farle, perché sinceramente, guardate i fratelli che si commuovono, ah, ah, quanta, quanta, quanta mania di protagonismo, tesoro, non essere invidiosa, su, è un bel matrimonio, devo dire, dai, non fare così, è bello, il tuo è stato altrettanto bello, quindi voglio dire, puoi essere più che felice. Ah, guardali come piangono lui se la ride ma ragazzi ma perché ve la schignazzate così che piagnoni eh ok va bene e lui la Ah, chissà non si è voluta sedere accanto a me no tesoro è che stavi rompendo le biglie quindi alla fine sei rimasto là oh evviva l'amor l'amor con un bacio veramente drammatico ma oh guarda lei che cerca in ogni modo di sbaciucchiarselo ragazzi guardatela No, Ora vi date un bel bacio perché, se no è triste, eh, ragazzi. Veramente, ve lo faccio dare un bel baciozzo perché. Tra l'altro, qua il desiderio è fai fichi fichi e sposati. Quindi, mi auguro che ora. Questo Bacio coniugale, vai Grayson! Vai Grayson, vai Grayson! Eccola là, testata. Oh, Pure i cigni stanno reddicando di regà e dai, però, mamma mia. È e la fate difficile proprio, eh. Tesoro, stai bene? Una testata delle mie può essere veramente deleteria. Eh sì, effettivamente, Grayson, tu sei importante, imponente, insomma. Oh sì, caro, sta bene, non preoccuparti, va bene. Quante smancerie, dicono i cigni, quante smancerie. Eh beh, dai, oh, almeno al matrimonio. Questi due non sono tipi da smancerie, poi, eh. Però, dai, guardateli. Guardateli, che belli che sono. Attendevo da troppo tempo questo momento, ragazzi, si è capito? Sono tipo iperemozionata, ma... Se ne vada, la prego. Se ne vada, non è invitata all'evento. Ora, mixologo, almeno lei, la signora qui suona malissimo, ma fa finta almeno di saper fare il suo lavoro. Lei perché non si trova a fare il suo di lavoro? Questa è una bella domanda, non crede? Lei dovrebbe stare qui. E invece no, ma va bene. Dai, accettiamo anche l'assenza del mixologo. Può andare bene. Guardateli tutti qui. Mannaggia, che c'è questa! Sarebbe stata una bellissima foto. Tutti ancora seduti. La tizia che suonava. Il mixologo che origliava. Oddio, il mixologo che guardava. Insomma, ragazzi, bellissima come foto. Dai, oh, facciamola così. Che bella, evviva. Evviva Grayson scatta una foto fantastico Grayson vuole già immortalare il momento ora vi prego cercate di collaborare dovreste soffiare le bolle non dovrebbe essere una cosa troppo difficile fai che gli ospiti soffino le bolle puoi eh, Grayson dare il via a tutti che tutti soffino vi prego forza ce la potete fare ce la potete fare oh stanno soffiando Giuri sta soffiando, vai così alla grande. Io intanto voglio immortalare almeno questo perché non so se qualcun altro inizierà a soffiare. Tesoro, tu ti sei messa un vestito veramente che non rende giustizia a nessuno proprio. Cambiati, perché in questo contesto almeno proprio no. Quindi, patata, no, ti prego, no. Così almeno rifaccio anche la foto giusta, ok. Con te vestita in maniera decente. Oh, avanti. Chi riesce a fare le bolle? Gracie, ti prego, almeno in questo momento potresti evitare di guardare il cellulare? No, Gracie non ce la fa, ragazzi. Ora capisco fui-fui un pochino, eh. Oh, che meraviglia. Dai, però dovrebbe essere andata questa interazione. Evviva! Vai così, vai così, giovani fantastici proprio. Guardate gli sposi, bellissimi, sorridenti, raggianti, felici. Fatemeli vedere. Guardateli, che belli che sono! Bellissimi. Non è proprio l'inquadratura migliore del mondo, però dai, ci può stare. Adesso dobbiamo ballare, dare inizio ai discorsi, perché secondo me, insomma, Grayson un discorsetto me lo fa sicuro, e anche dare inizio ai brindisi. Ora vediamo un attimino non avete tanto appetito perché io comunque le ho fatto prendere poi a tutti ragazzi ovviamente ancora il, come si chiama le pozioni quindi devo dire che stanno messi piuttosto bene però allora facciamo Congratula... congratulati per il matrimonio non mi veniva vai congratulatevi e loro diranno tutti tanti auguri eh, bellissimi tu ammira la coppia fresca di nozze qua ammira ammira. E poi congratulati però, eh, con entrambi vai così. Anche tu però congratulati anche con Grayson poi.